In una stagione sciagurata, la primavera ha fatto, continua a fare molto bene, il premio Pierluigi è strameritato, complimenti. Grazie Massi, è un premio veramente, sono onorato di ricevere questo premio e veramente non me l'aspettavo. È un premio naturalmente, come dicevo prima, da condividere con tutti i miei collaboratori, il comparto tecnico del settore giovanile, con i direttori, perché questo è un lavoro che viene dal basso. L'obiettivo nostro è quello di portare a termine questo lavoro, cercando di poter vincere questo campionato. Crescita, formazione, è questa la missione degli allenatori del settore giovanile, non ce lo dimentichiamo, è chiaro, poi c'è il risultato da conseguire perché la primavera è comunque un campionato importante in cui non basta solo evidentemente partecipare, però quando vedi un ragazzo, l'ultimo, Longobardi, esordire in prima squadra, il cuore si riempie di felicità. Ma sicuramente è la soddisfazione più grande per noi, per tutti i tecnici, per quelli che lavorano per il settore giovanile. Ed è l'obiettivo, come vi ho detto prima, principale, vedere Longobardi, Chiarella, Cagliò, Daloia, abbiamo Hassan, abbiamo tanti ragazzi che hanno avuto la possibilità di potersi allenare anche con la prima squadra, quindi, e sono sicuro che l'anno prossimo saranno diciamo, dei punti importanti anche per quanto riguarda il discorso prima squadra. Lo possiamo rivelare, no? Nel 2011, sono passati 10 anni, filmavi gli allenamenti del maestro. Questo lo dobbiamo dire. Sì, vabbè. A distanza di 10 anni si può. Vabbè, Zeman per me è sempre stato un punto di riferimento, sono sempre stato innamorato delle sue idee e dei suoi allenamenti. È da lì che mi è scattata la passione proprio di giocare in una certa maniera. Ho avuto il piacere di vederlo qui e quindi ho approfittato per ogni giorno di cercare di rubare qualche segreto. Il calcio attuale, l'allenatore che ti piace di più, non so, De Zerbi? In questo momento sono i due che seguo con piacere, De Zerbi e Italiano dello Spezia, sono due allenatori che in questo momento sono quelli che mi emozionano di più e hanno idee importanti. E ti avrei detto anche il mio amico Di Francesco, ma in questo momento non lo posso dire perché ha avuto purtroppo non ha ottenuto risultati importanti, però è una persona, un allenatore capace e che ho sempre il piacere di confrontarmi. Vabbè, resta un maestro Eusebio. Assolutamente. È chiaro che c'è stato un momento in questa stagione in cui si è parlato anche di te, dopo Breda. Il sogno c'è sempre stato, no? Direi una bugia, anche perché diciamo, da pescarese è l'obiettivo che ognuno di noi vorrebbe avere. Anche in quel momento di oggettiva difficoltà? Dentro di te pensi sempre che qualcosa puoi dare, no? Quindi puoi risolvere. Però è giusto che io faccia il mio percorso in questo momento e porti a termine questo lavoro bello. Adesso i presupposti sarebbero diversi, eh? Ma stai pensando la sincerità? Ma sì, io dico che se la società dovesse pensare a me, sicuramente sarei orgoglioso e mi sentirei anche pronto. Però questo lasciamolo decidere al presidente e alla società. Guardiola, mi ha molto incuriosito una sua dichiarazione. Il mio attaccante è lo spazio. Ma questa è un pensiero di calcio che porta a superare anche quello che potrebbe essere in questo momento le idee che si ha come, per cercare di trovare sempre quelle imprevedibilità al gioco, quindi andare alla ricerca degli spazi, occupare gli spazi con più giocatori e spazi soprattutto diversi, penso che sia un principio di gioco determinante per il futuro. E lui è un maestro, quindi quando parla così obiettivamente è un segnale molto forte per un allenatore che obiettivamente è geniale, quindi lui già sarà avanti di qualche anno, però è un altro allenatore che obiettivamente riesce a unire la qualità del gioco con idee, con fantasia e ripeto con imprevedibilità, perché adesso
è sempre più difficile trovare squadre disorganizzate, quindi per cercare di superare l'organizzazione bisogna essere imprevedibili. Imprescindibile però il materiale umano a disposizione, perché insomma se è una squadra modesta è difficile poi mettere in pratica anche certe idee. Ma tornando allo spazio, un emulo di Guardiola è proprio De Zerbi. È un continuo movimento in tutti i ruoli, il terzino fa la mezzala, la mezzala fa l'esterno, quindi obiettivamente penso che questo sia il futuro. Proprio ma loro sono proprio micidiali tra le linee. Loro hanno, a parte hanno una grande qualità, ma soprattutto quello che dicevo prima, con questi movimenti vai a trovare quella imprevedibilità che ti permette all'avversario di non prendere contromisure. Ho avuto la fortuna di fare il corso a Coverciano con Roberto De Zerbi e devo dire che era geniale già 10 anni fa, adesso penso che sia veramente sulla strada importante, e penso che insieme, ecco, come dicevo prima, lo stesso italiano dello Spezia siano i due allenatori con idee veramente molto valide.